Non dobbiamo mai dimenticare che leggere un libro e guardare le cose sono azioni creative. Con queste parole, l'artista americano Jason Dodge ci introduce al suo libro The Sears, realizzato nel 2010 e conservato nella biblioteca della collezione Maramotti. Fa parte della collezione bibliografica del gallerista Yvonne Lambert ed è un'edizione limitata. La nostra è un'edizione speciale perché è una prova d'artista. The reason why I felt like it was really nice to come and talk to you about the book is that this piece, in fact, is the beginning of a big change. In my work since that time, you can't know what, it, what it's going to be, if it's going to be your something in a big exhibition or something as sort of simple as making a book. But this idea that you have a container with all of these people, all these bodies, all these people's touch within this pages and how we are all linked through being alive now, through doing these things. And these are all evidence of being alive. Nel libro, racchiuso in una scatola tanto semplice quanto elegante, sono raccolti dei fogli di carta scritti a mano. L'artista ha chiesto a degli amici o a conoscenti o a semplicemente a delle persone che ha osservato di donargli dei fogli di carta con delle scritte legate alla propria attività professionale. Ritroviamo quindi il foglio del Corriere di HL o quello di un fotografo. O eh, quello di un insegnante di yoga che, oltre alle parole scritte, ha eh, disegnato le posizioni da ripetere poi durante la lezione. Fra tutte le attività, quelle che più ha colpito Jason Dojo è quella di un acrobata, il quale, non avendo nulla di scritto eh, sul proprio mestiere, gli ha consegnato eh, la lista della spesa. And in particolare, something like a grocery shopping list. Which is so basic, is one of the most intimate and beautiful objects that, if you think of the personality of the handwriting, the simple idea of like how you care for your body, how you care for the body of the people you love, who are around you, who you cook for, or are buying things for. And then you make this list. And in fact, you're making a list of all the things that go in. Inside. Da qui comprendiamo anche il modo di fare arte eh, di Jason Dodge, particolarmente legato ai piccoli gesti del vivere quotidiano, alle piccole cose eh, dell'uso quotidiano. I love books and bookmaking and paper and I don't work with images and I don't work with... Representations of things. I always work with the primary thing. So the idea of then um, turning around and using a printing process to reproduce something was a strange challenge. And so I started to think how could I engage a lithographer um, called Michael Woolworth, who's in Paris, who's one of the great sort of people working at the moment, and gave him these pieces of paper, which are the content of the book. And then he made a stone for each. In questo lavoro sono le mani del litografo che sono presenti nel libro e che si mescolano alle mani dell'artista e soprattutto alle mani delle persone che hanno scritto questi fogli. Così come le fotografie del tedesco August Sander raccontano delle storie, il fotografo a cui Jason Dodge si è concettualmente ispirato. I ritratti di Sander sono ritratti di persone riprese nel momento in cui lavorano e che raccontano degli accadimenti. Così esattamente come Jason Dodge, guardando i suoi fogli di carta, i suoi pezzi di carta, può immaginare e pensare le vite delle persone che li hanno scritti. You walk around people you don't know what they're living with inside them and it felt, feels so sculptural to me. Like That to me is what's important about sculpture. It's like the moving three-dimensional volume that is us through space and time and feeling and, and connection with each other and the strangers and the lovers and the family and the understanding other families. Noi non possiamo vedere come... Un'esperienza cambia la vita delle persone, ma possiamo vedere, eh, ci dice Jason Dodge, i segni esteriori, eh, le cicatrici, le imperfezioni o anche le perfezioni che l'esperienza ha eh, portato su queste persone. Non possiamo vedere come l'esperienza cambia il modo di osservare il mondo di una persona, ma è proprio questo mistero che unisce in fondo tutti gli esseri umani ed è proprio questo. Unione cosmica che ci ha fatto scegliere in questi tre brevi episodi, questi tre artisti, Claudia Alosi, Christophe Quintera e Jason Dodge, partono spesso da un elemento intimo legato al proprio vissuto personale, alla propria esperienza individuale per raggiungere attraverso la loro arte temi universali. E queste sono tre scatole che eh, contengono immagini archetipe come la balena di Claudia Losi o materiali semplici come la scatola da scarpe di Christoph Quintera ma piena di idee o visioni poetiche come i fogli di carta del libro di Jason Dodge. Immagini dunque, figure dunque di un immaginario privato che diviene cosmico.